Bella regà, allora, risolto il problema dell'alternatore. Volevo ringraziare tutti per i consigli, sia chi mi ha detto fare revisionare l'alternatore, pure vai da un... come si chiamano? 6 and a half hours later. Da un demolitore, prendine uno da lì, controlla lì, adesso non mi ricordo. Comunque, io raga, sincero, sono andato da un elettrauto. Vi faccio vedere anche la bolla dopo, che mi ha consigliato Claudio. Ho portato lì il camper, l'ho fatto controllare. Abbiamo staccato l'alternatore dal non, l'abbiamo messo sul banco e non caricava più. Poi era pieno di sale, pieno, ma pieno zeppo di sale. Io gli ho raccontato che sono stato 3 mesi in Sardegna, bello polleggiato sul mare. Lui mi ha detto potrebbe essere quello, in effetti non lo so. Comunque, frega un cazzo. Alternatore nuovo, montato, nuovo di pacca, regaz. E adesso va la grande, adesso andiamo a fare un test. Camper spento e giaci da quasi 13. Se vi ricordate nel video nell'ultimo video, da camper spento mi dava 11, ma adesso vediamo. Siamo già quasi a 14, qua anche qua in più, la truma va, dai lì, non rompere, vedete che c'è il più? C'è il più e sta caricando, questo è l'alternatore. Victron Energy, poi c'è anche chi mi ha detto che l'alternatore si è bruciato perché io non ho il DC-DC, metti il DC-DC, faccio raga, io ho tutto l'impianto lì, c'ho la batteria al litio che è qua sotto. Cioè, ve lo faccio vedere perché sennò. Allora, leva sta roba. Madonna. Questo qua è il DC-DC. Questo è per l'alternatore, quindi è impossibile che si sia bruciato per quello. E questo è quello per il pannello solare. Tutto MPPT, Victron Energy, top di gamma. Per campergià, ma solo il meglio. Quindi aspetta un attimo che richiudo. Quindi per il bro che mi ha detto che mi fa metti anche il DC-DC charger, io ce l'ho già il DC-DC charger. Ti pare che io faccio un impianto a metà? Poi passata, andiamo a vedere. Comunque raga, già che la spia si è spenta. Boom, 14. Vai. Volevo ringraziare comunque tutte le persone che mi hanno dato dei consigli, però ripeto, io potevo anche andare a un demolitore, avrei trovato lo stesso un alternatore. Però, raga, io se cambio una cosa al nonno non la metto usata, cioè spendo 40 euro, vabbè, ne ho spesi 250 montato, capirai che cazzo me ne frega, però ce l'ho nuovo adesso. Comunque, Victron Connect, questo per farvi vedere anche che io da qua, col mio impianto a litio, vedo tutto, vedete? È quello lì dell'alternatore. Adesso dice spento perché chiaramente il camper non è in moto. Se noi andiamo a vedere lo smart solar, non caricherà niente perché oggi è nuvoloso. Vediamo, il camper è spento, però si è sempre in più. Quindi adesso sta caricando dal sole. Adesso dal sole sta caricando una miseria, 5 watt. Ma anche perché non c'è sole, cioè c'è nebbia qua. Vabbè, comunque. In realtà l'alternatore, io mi ricordavo, era già stato cambiato da Luca. Qua ho tutte le. Questa qua era del vecchio proprietario Camper Jobs, dove vi oscuro il nome per correttezza. Come faccio così? Data 19/12/2017. Alternatore 260. Cinghia 20 euro. Con manodopera 80 euro. Lui ha speso 360. Ok, benissimo. Questa è la mia ricevuta per farvi vedere, raga, che io non vi dico assolutamente stupidaggini. Anzi, ve lo consiglio anche. Alternatore magneti Marelli 190, manodopera 60, totale raga, vabbè, mi sembra ovvio, 250. Girolamo Marco,
Straonesto, raga, se vi trovate in zona, via Leonardo da Vinci 10, Cotignola, provincia di Ravenna. Vedete? Gianmario, questo sono io, camper Fiat Talento. Allora, come sempre, io ringrazio tutte le persone che mi danno sempre consigli. Io lo sapevo benissimo che potevo andare a un... cioè, nel senso, ho valutato anche l'opzione di dire, vabbè, sai che c'è, vado a un demolitore, lo prendo, lo pago 30-40 euro. Però, ho capito, magari lo metto su, neanche un annetto, e mi si brucia. Alla fine, io non so, cioè, vado a prendere un alternatore da un camper, da un demolitore, che non so in realtà cosa ci hanno fatto, quanto ha vissuto, quanta vita. Io sono fatto così, se una cosa si spacca, ma qualsiasi cosa che sia. Volevo ringraziare anche tutte le persone che mi hanno dato consigli. Lillo Burgio che dice di farlo revisionare, grande, però come ho detto io preferisco mettere tutto nuovo, qualsiasi cosa sia nuovo. Grande Tommy che dice che l'alternatore si cambia con poco, in effetti 250 euro secondo me montato non è per niente tanto, anche perché avete visto la fattura vecchia di Luca, lui ha pagato, scusate, in totale montato 360. Westy Paolo che mi dice che secondo me te l'ha bruciato la richiesta di amperaggio per la batteria al litio, devi mettere anche un DC-DC o DC-DC, dai bro, e io ce l'ho il DC-DC, quindi non è quella la causa. Ma ti pare che io montavo tutto l'impianto litio e non mettevo il DC-DC da fuori? Phonix che mi dice sempre smonto e pulisci, lo torni transport dal demolitore, grazie grande, tutto si risolve, Ago. L'alternatore ha preso il virus, vero? Adesso non ce l'ha più. Grande Claudio. Questo per dire che tante persone mi hanno dato consigli. Lorenzo dice: l'alternatore è andato purtroppo, è vero. E niente, saluto tutti quanti. Cioè, non faccio il tirchio, non so come dire, perché devo essere tirchio con casa mia. Prendo il pezzo nuovo, basta. Ho trovato una persona seria, onesta, che secondo me così è, come Claudio. E niente. Guardate, vi ripeto ancora il posto, se siete qua a Ravenna, zona Emilia-Romagna, Girolamo Marco, via Leonardo da Vinci 10, Cotignola Ravenna. Lui è un elettrauto, mi ha fatto il camper in un giorno. Io gliel'ho portato alle 8 di mattina e alle 6 di pomeriggio era pronto. Capito? Bene. Anche questo inconveniente a me. Da qua è entrato e da qua è uscito, abbiamo risolto subito. Da domani. Domani che giorno è? Domani è domenica. Da domani riprenderemo i lavori al camper di Daniela, finalmente, perché lei si sta facendo un mazzo così a lavoro. E io ogni tanto vado dentro, però evito di fare i lavori perché giustamente il camper è suo e deve, lei decide, no? Come, cosa vuole fare. Io avrei già messo la bomba dentro. Esplodere! No, scherzo. Va bene, ragazzi. Anche questa è fatta. Sono contento che ho risolto, ma non avevo dubbi assolutamente. Niente. Vi ringrazio tutti ancora per i consigli che mi avete dato. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video.